Ben ritrovati amici, seconda parte della seconda puntata dei grandi che disegnarono la storia. Se nella prima parte abbiamo parlato di Marcello d'Olivo, adesso nella seconda parliamo di un altro grande architetto, o meglio una promessa dell'architettura, anch'egli nato nel 1921, ma venuto a mancare molto molto prima di Marcello d'Olivo, che venne a mancare nel 1971. Qui parliamo di un decesso nel 1952, parliamo di Angelo Masieri, una grande promessa dell'architettura. Paradossalmente è giusto dire, come abbiamo visto, che di lui abbiamo praticamente più opere che anni praticamente in cui ha vissuto. Come giustamente scrive la nostra Elena Commessatti in Udine Genius Loci, bello, ricco, affermato, affascinante, tutto quanto, venuto a mancare in circostanze assolutamente tragiche e grondanti, chiaramente malinconia, in un viaggio per andare a incontrare ancora una volta quello che era il suo idolo, ossia Wright, viaggio di nozze di un architetto, di un grande, una grande promessa, anzi realizzata, che il destino cinicamente è venuto a stroncare. No, Elena, ne hai scritto sì, con grande trasporto. Sì, con grande trasporto, perché per uno scrittore questa è una storia di alto tasso di narratività. E Angelo Masieri rappresenta veramente una promessa dell'architettura, un uomo che muore troppo presto e che ha tutte le caratteristiche del mito, tant'è che subito, poco dopo, lui muore 52 dopo 2 anni, la rivista Metro non gli dedica un monografico, di cui poi ora ci parlerà l'architetto Bortolotti, e vi dico solo questo perché mi piace leggerlo. L'architetto Samonà, che è stato suo professore, che è un altro mito degli anni d'oro dell'architettura, scrive del proprio studente: era una promessa Masieri studente, un mio orgoglio presentare i lavori ai colleghi. Cioè, non credo che ci siano tante altre persone di cui un professore scrive in questo modo. E architetto Bortolotti, cominciamo dalla fine, la morte di Masieri verso Wright. Sì, è una morte tragica, un incidente automobilistico. Un anno prima Angelo Masieri aveva avuto la possibilità di incontrare di persona Frank Lloyd Wright, perché il maestro, l'architetto americano, era arrivato in Italia perché era stata organizzata una mostra su di lui a Palazzo Strozzi a Firenze, ma viene anche invitato dalla Università di Architettura di Venezia per una conferenza e il conferimento della laurea. Quindi c'è l'occasione di incontrare il conclamato maestro, e Masieri lo fa attraverso il maestro dell'università, cioè il professor Carlo Scarpa. Un'altra figura nodale. Per la cronaca, Carlo Scarpa continuerà per tutta la sua vita a tenere, tra le poche foto diciamo che aveva in casa, anche la foto di Angelo Masieri, che mostrava anche agli studenti che lo andavano a trovare anche a molti anni di distanza. In questo incontro Masieri chiede a Wright la realizzazione di un sogno. I Masieri possedevano una casa, una palazzina in volta di canal, come si dice a Venezia, che doveva in teoria diventare l'abitazione per Angelo e per Savina Rizzi, che nel 1951 era diventata la moglie di Angelo Masieri. Quindi Masieri chiede se il maestro può disegnargli, progettargli la casa. Il maestro dice benissimo, è contento perché riceve una commissione in Italia, in una città straordinaria e unica come Venezia. E chiede a Masieri di riparliamo, vieni a trovare a Taliesin. Così avviene, ovviamente la giovane coppia di sposi decide che quello sarà il viaggio di nozze, e nel 52 partono alla volta dell'America. In America trovano un contatto di nido, l'architetto Gino Valle, che è stato nominato prima, e questo terzetto, che in realtà era un quartetto perché assieme a Gino Valle c'era anche una ragazza americana, incomincia un percorso verso Taliesin, cioè verso la residenza di Wright, andando a visitare le architetture wrightiane, ma non solo wrightiane, anche Miss Van der Rohe, che colpisce molto il gruppo. Purtroppo, quando arrivano a Taliesin, Wright non c'è perché è impegnato nella costruzione del Guggenheim a New York, e sulla strada del ritorno in Pennsylvania a Bedford, un incidente automobilistico, muore la ragazza che era alla guida dell'automobile, muore poco dopo in ospedale Angelo Masieri, Gino Valle rimane ferito leggermente, Savina Rizzi, la moglie di Angelo, rimane anch'essa ferita leggermente. Insomma, una cosa curiosa, assolutamente tragica. Tragica, ma curiosamente macabra, è che i giornali dell'epoca parlarono soprattutto di
quello che erano i danni occorsi alle autovetture. Sì, è incredibile, la Bedford, la Gazzetta di Bedford, no? Cioè, un trafiletto dove dice 4 morti, adesso non ricordo la cifra esatta, ma insomma un tot di migliaia di dollari di danni, e racconta appunto brevemente di questo incidente, racconta anche che macchina, ovviamente il gruppo aveva noleggiato una macchina, era una sorta di Jeep, e quindi anche questo, quindi era scoperchiata, e anche questo ha contribuito alla gravità dell'incidente. Alla gravità dell'incidente. Stiamo parlando di un evento luttuoso, ma in vita Angelo Masieri si è occupato anche della costruzione, dell'edificazione di alcune tombe. Insieme ad Elena Commessatti, l'architetto Bortolotti e Andazzo si sono recati entrambi al cimitero monumentale di Udine, e partiamo nella nostra digressione proprio dalla tomba di Angelo Masieri, oggetto di molte discussioni, e poi andremo a vedere quelle costruite da lui, edificate da lui. Siamo nel cimitero monumentale di Udine, uno dei più antichi cimiteri d'Italia, nella parte centrale. In questa parte centrale, insieme all'architetto Massimo Bortolotti, racconteremo un giro virtuoso di tombe ad alto tasso di narratività. Qui siamo davanti alla tomba dove è sepolto chi? È sepolto l'architetto Angelo Masieri, con estremi biografici molto ravvicinati. Era nato nel 1921, morirà di circostanze tragiche nel 1952. Angelo Masieri è stato quindi una meteora nel panorama dell'architettura friulana, ma una meteora importante che ha lasciato il segno, soprattutto perché ha introdotto l'architettura organica qui in Friuli. La tomba viene realizzata dall'architetto Pietro Zanini, uno degli architetti più importanti tra quelli attivi negli anni 30, 40 e anche 50. La tomba era stata commissionata dal papà di Angelo Masieri, l'ingegnere Paolo, che aveva un'impresa di costruzioni, ma il linguaggio architettonico che viene utilizzato è un linguaggio di tipo storicistico. Lo si vede chiaramente dalle forme che riprendono temi dell'architettura gotica. Ma questa tomba piaceva alla famiglia e alla vedova di Angelo Masieri, Savina Rizzi? No, no, lo dico perché la stessa signora Savina me lo raccontò quando ebbi la possibilità di intervistarla. Tanto è vero che lei commissionò, dopo la tragica morte di Angelo, all'architetto Carlo Scarpa, che è il nume tutelare di Angelo Masieri, architetto professore a Venezia, studierà un progetto per la tomba della famiglia Rizzi, in questo caso non della famiglia Masieri, tomba che avrebbe dovuto essere collocata in adiacenza all'ultima opera che Masieri vede realizzata, la tomba Veriti. Siamo davanti alla tomba Veriti, dove è sepolto l'avvocato Luciano Veriti, e terminata nel 1951, è una tomba progettata da Angelo Masieri, l'ultimo suo lavoro. Ne parliamo? È l'ultimo lavoro che Masieri riesce a vedere terminato, perché aveva in corso altri cantieri, ne parleremo. È una tomba dove si vede anche in maniera evidente l'influenza, la collaborazione insieme all'architetto, suo maestro Carlo Scarpa. L'idea iniziale è sicuramente di Angelo Masieri, l'idea di un recinto, no, che viene in qualche modo aperto con questo motivo del cerchio, e Scarpa interverrà con alcuni dettagli importantissimi, a cominciare dal disco che copre e che fuoriesce in parte dal volume. La commissione edilizia bocciò il progetto perché non rispettava le distanze. Questo gradino e anche il disco fuoriuscivano dal lotto. La storia fortunatamente andò a finire bene, nel senso che l'avvocato Veriti fece, diciamo, ricorso e vinse, eccetera. Il progetto venne eseguito così come concepito dagli architetti. Usciamo dalla tomba Veriti. Attraversiamo questo cancello in Mutz Metal, disegnato da Scarpa e da Masieri, e ci dirigiamo verso una tomba molto vicina, legata alla vicenda Masieri, perché la tomba è quella della famiglia Romanelli, che sono i committenti dell'ultima opera non terminata da Masieri, perché muore nel 52, terminata da professor Carlo Scarpa e dell'architetto Bruno Morassutti. La cosa interessante di questa tomba,
che utilizza un linguaggio architettonico diverso, possiamo anche definire un po' più brutalista, un linguaggio che semmai riprende quello dell'architetto Mies van der Rohe. E il gioiello, diciamo, la chicca di questa tomba purtroppo non c'è più, perché quella che noi adesso vediamo, questa porta, non è la porta originaria, perché la porta originaria era un'opera di Lucio Fontana. Ecco, e questa è la porta che Fontana aveva concepito e realizzato per la tomba Romanelli. La porta è stata venduta ad un gallerista tedesco, il quale poi l'ha venduta a un collezionista americano per una cifra anche molto importante. Lucio Fontana viene chiamato da Morassutti e Mangiarotti, che sono i due progettisti con i quali stava già collaborando. Fontana viene anche qua, abbiamo testimonianze, fa il sopralluogo. Come possiamo vedere, qui c'è l'utilizzo del cemento, del beton brut, quindi qualcosa di molto più forte, materico, diverso dal botticino che utilizza invece Angelo Masieri. E torniamo un momentino sulla porta. L'idea di Fontana era quella appunto di far entrare la luce attraverso questi fori, secondo un andamento a spirale, di creare quindi un vero e proprio ambiente spaziale. Caro architetto Bortolotti, annunciamo uno scoop o un mezzo scoop, vediamo un pochettino come vogliamo definirlo. Lei ha trovato nella tomba Verritti che cosa? Dei disegni in base alle quali si capisce che Carlo Scarpa stava progettando un'altra tomba. Sì. È corretto la mia ricostruzione? Ricostruzione assolutamente corretta. Nell'archivio di Carlo Scarpa, che è conservato a Treviso, nel fascicolo relativo alla tomba Verritti, sono spuntati una serie di disegni con un appunto di tomba Rizzi. E quindi di cosa si tratta? Si tratta delle prime idee, dei primi pensieri di Carlo Scarpa per realizzare in adiacenza alla tomba Verritti la tomba per la famiglia Rizzi, cioè per la famiglia di Savina, della moglie di Angelo. Il perché lo abbiamo sentito anche nel contributo precedente, e cioè Savina aveva l'idea di portare Angelo, le spoglie di Angelo, in una tomba più consona, diciamo, al pensiero architettonico che Masieri aveva avuto, e quindi avere un progetto farlo da Carlo Scarpa sarebbe stato il massimo. Poi che cosa succede? Carlo Scarpa, lo sappiamo, era un architetto che aveva un procedimento molto lento, quindi prima di formulare un'ipotesi definitiva passava molto tempo, e gli anni passano e poi il progetto decade. Savina in realtà fa un lungo viaggio, anche se Carlo Scarpa sarà una persona, sarà molto vicino a Savina negli anni immediatamente successivi alla morte. Ad esempio finisce e completa l'appartamento dove Savina viveva, nel palazzo della Porta in via 3. Ci arriviamo tra poco. Però una digressione su Savina Rizzi dobbiamo farla. Sì, noi che siamo delle romantiche non possiamo non ricordare che quello tra Angelo e Savina è stato un grande amore. Savina non ha mai dimenticato Angelo. E una curiosità mi è stata raccontata appunto dal figlio di Savina. E Angelo aveva progettato l'appartamento nel quale i due sposi vivevano e l'aveva progettato intorno al pianoforte di Savina. Lei era una pianista e mentre lui progettava, componeva, lei suonava. Immaginatevi queste serate in cui i due insieme lavoravano, suonavano, chiacchieravano. Sì. L'ha annunciato il nostro architetto. Con Paolo Mediossi ci siamo andati via Treppo, Palazzo della Porta. Angelo Masieri. Palazzo della Porta Masieri, qui in via Treppo, qui alla mia destra c'è il Teatro Giovanni da Udine, un bel palazzo del 600, tipica costruzione udinese che si inserisce molto bene nel contesto cittadino, della Porta perché era la famiglia storica di Borgo Gemona che lo costruì, Masieri perché il papà di Angelo Masieri, Paolo Masieri, ingegnere titolare di un'importante impresa di costruzioni che lavorava con il genio militare, lo acquistò nel 1931. Quindi il giovane Angelo Masieri, che era nato a Villa Santina, qui aveva il suo studio, nelle scuderie, quindi l'adolescenza e la gioventù di Masieri trascorse qui in questa zona,
suo giovane architetto, e quindi noi siamo qui proprio per ricordare questo fatto. Il palazzo adesso, come si può vedere, è sede della curia arcivescovile, perché la famiglia lo cedette e lo vendette negli anni 60. Angelo Maggieri è partito da qui. La sua storia è la storia di un ragazzo pieno di curiosità. Lui conobbe l'architetto Carlo Scarpa a Venezia, poi si infatuò dell'arte di Rai, del grande architetto, andò a trovarlo in America, e durante uno di questi viaggi americani, siamo nel 1952, avvenne l'incidente stradale in cui morì. Ricordo solo questo fatto: 1952 è un anno molto importante in genere per l'Italia, per la cultura. L'Italia, Udine, il Friuli nel suo piccolo, però dentro questo grande fenomeno italiano, usciva dai danni della guerra, la creatività italiana cominciava a fermarsi nel mondo. Angelo Maggieri aveva questa curiosità, andava a trovare questo suo maestro, questo suo mito, Wright, a cui la famiglia Maggieri aveva commissionato un progetto per la loro casa sul Canal Grande. Morì in questo incidente a poco più di 30 anni, però è rimasto un simbolo, un momento molto importante per l'architettura udinese. E venendo qui noi vediamo proprio il punto da cui partì la sua storia qui in città. Ex scuderie, no? Rimesse a posto, una storia anche in questo caso di pionierismo, di epopea. Però per collegare la prima e la seconda parte della nostra puntata, anche in questo caso c'è un aneddoto che va a collegare Marcello D'Olivo ad Angelo Maggieri, perché Angelo Maggieri aveva fatto il liceo classico. Esattamente, aveva fatto il liceo classico, era stato in classe con Elio Bartolini, piccola curiosità, ricordo aver parlato con Bartolini che mi raccontava alcuni aneddoti, alcuni episodi, ricordava questo ragazzo sempre elegante, sempre ben vestito. Avendo fatto il liceo classico e poi volendo studiare architettura era importante per quanto riguarda la matematica, per quanto riguarda la scienza delle costruzioni. E quindi Maggieri non era brillantissimo in questa materia, e allora prendeva ripetizioni, chiamiamole così, a pagamento, da un suo compagno di corso che era Marcello D'Olivo, il quale invece aveva un intuito, un geniaccio della matematica, anche se aveva una formazione scolastica completamente diversa da quella di Maggieri. Chiedo a tutti, mi risponda chi vuole, ma se per inquadrare il linguaggio architettonico, artistico di Marcello D'Olivo, riusciamo a esprimerci in un'adeguata maniera. Per inquadrare il linguaggio, il modo di esprimersi figurativo di Angelo Maggieri, che sostantivi e aggettivi dobbiamo utilizzare? Se possiamo racchiuderlo in un'etichetta. Allora, in realtà... È difficile la domanda, lo so. No, più che difficile la domanda, composita. Le opere di Angelo Di Maggieri sono ristrette, ed era un architetto molto giovane, è morto a 31 anni, quindi era una promessa. E come spesso avviene, quando gli architetti sono all'inizio, seguono, in maniera un pochettino più forte una corrente, un pensiero, un architetto, un esempio. Nel caso di Angelo Maggieri, certo, già più volte citato Wright, ma anche... lo vedremo forse più avanti, è Le Corbusier, perché in realtà quando non c'è la collaborazione con Carlo Scarpa il linguaggio di Maggieri cambia leggermente, abbraccia altri miti dell'architettura. Angelo Maggieri comunque è passato alla storia dell'architettura tra i continuatori dell'architettura organica in Italia, e quindi nel volumetto, negli studi comunque su Wright e l'Italia, il suo nome viene sempre citato insieme a quello di una fase di Scarpa, dello stesso Morassutti e di altri architetti in varie parti d'Italia. Lei diceva prima, forse lo vedremo, lo vediamo. Casa Ottimo. Giacomuzzi Moore. Siamo a Casa Giacomuzzi Moore in pieno centro storico con l'architetto Massimo Bortolotti, progetto virtuosissimo di architettura di Angelo Maggieri, 1948-1950. È davvero un monumento eccezionale di architettura. Spieghiamo perché, architetto. Perché è uno degli esempi in cui vediamo l'applicazione del concetto wrightiano di architettura organica, rapporto tra interno e esterno, volumi orizzontali bassi, arretramento, come possiamo vedere, della casa per poter creare un giardino concluso. Questo è un progetto dove Maggieri chiede l'ausilio e l'aiuto del maestro veneziano Carlo Scarpa,
è che è sicuramente tra i più riusciti. Non piacque però Ernesto Nathan Rogers, il quale appunto bollò questa casa di eccessivo manierismo wrightiano. In effetti ci sono dei precisi riferimenti ad alcune case che Wright aveva realizzato negli anni 30, ma ricordiamo ancora una volta che Masieri vedeva in Wright proprio una musa ispiratrice. Una cosa interessante è che di questa casa si sono conservato anche un carteggio di lettere tra il committente, l'ingegnere Giacomuzzi, e l'architetto. Devo dire che molto probabilmente l'incarico nasce perché il papà di Angelo, l'impresario Paolo, era amico dell'ingegner Giacomuzzi e non a caso Masieri realizzerà anche la sede per la Società Elettrica Friulana, dove Giacomuzzi era tra i proprietari. Ecco, in questo mannello di lettere ci sono delle considerazioni molto importanti, anche delle richieste che vale la pena in qualche modo ricordare. Ad esempio, il committente chiede all'architetto un cancello, un ingresso ampio per poter entrare con una macchina americana. Ricordiamo che siamo nella Udine del 1947-48, una Udine che era appena uscita dai pesanti bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e sicuramente questa è un'architettura nuova che fece epoca, che segnò sicuramente un punto fermo. Sicuramente un'architettura nuova, indubbiamente ha ragione il nostro architetto, ce ne rendiamo conto che è assolutamente attuale oggi, figuriamoci come era avanti quella volta. Ma come viene ricordato, no, Elena? Silvia, mannello di lettere citava l'architetto, mannello di mostre per Angelo Masieri e Marcello D'Olivo, corrisponde? Sì, la città di Udine nel 2001 ad Angelo Masieri, nel 2002 a Marcello D'Olivo, ha dedicato due importanti mostre allestite in chiesa di San Francesco. In seguito a quelle mostre poi la Galleria d'Arte Moderna di allora ha acquisito gli archivi D'Olivo e Masieri. L'archivio D'Olivo è costituito da 5.000 disegni, quello Masieri purtroppo solo da un migliaio. Ed osservando questi disegni notiamo la differenza tra le due personalità. D'Olivo disegna alla grande scala, fa degli schizzi, disegni molto colorati. Masieri invece, come il suo maestro Carlo Scarpa, molto più preciso, arriva addirittura a rappresentare in scala 1:1 gli arredi progettati per le sue ville. Scusa se mi permetto, che bel lavoro fai, cara Silvia Bianco, con tutti questi progetti da poter guardare, fortunata, brava. Parlando di scala 1:1, ci parlava appunto di questo anche il nostro architetto, noi abbiamo da farvi vedere l'ultima casa in cui sono andati i nostri due amici. Complimenti per il giacchettino in pelle, veramente molto, molto, molto dandy, bravo il nostro architetto. Andiamo a vedere casa Rizzi e dopo spieghiamo il perché del cognome. Siamo con Massimo Bortolotti, Viale Duodo, stiamo parlando di Angelo Masieri, questo è uno dei progetti rimasti di Angelo Masieri del 1950. Stiamo parlando di una realizzazione che non è, a differenza delle poche opere che Masieri è riuscito a realizzare, una casa monofamiliare, una villa, ma doveva essere un condominio, dopo spiegheremo perché non è stato completamente realizzato, e il resto dell'edificio, una zona, un'attività commerciale e un appartamento. L'appartamento è quello che si trova al primo piano, è stato realizzato per la sorella della moglie di Masieri e sotto appunto un'attività commerciale. Vediamo che il linguaggio architettonico adottato è diverso. Qui in effetti Masieri non chiede aiuto, non chiede la collaborazione del professor Scarpa e guarda ad altri riferimenti. Pochi anni prima, nel 1947, Masieri aveva fatto un viaggio in Francia e aveva avuto la possibilità di visitare l'atelier di Le Corbusier. E in queste superfici bianche, in queste finestrature tagliate, in questi piloti arretrati, si vede, a mio avviso, che il messaggio dell'architetto svizzero è stato recepito. Ma doveva essere alto questo allora, palazzo? L'edificio, l'abbiamo visto nelle immagini di prima, è a un certo punto tagliato, monco, perché avrebbe dovuto proseguire sempre in linea orizzontale, ma poi la testata su Piazzale Cella, dove ancora oggi si trova una villa dei primi del secolo, avrebbe dovuto lasciare il posto a un edificio che svoltava
la testata è alto 7 piani, un condominio, un palazzo residenziale. A pochi metri da qua c'è questo gioco di rimandi, no, che è abbastanza, come dire, particolare. Troviamo uno dei capolavori, dei gioielli dell'architettura, direi, nazionale, la villa realizzata da Carlo Scarpa per l'avvocato Veritti, che si rivolge a Scarpa, ritengo, proprio perché Madieri era mancato. Diciamo anche che mi piace ricordare che Rogers, l'architetto Rogers, in un suo scritto degli anni 50 dice che Udine è una delle poche città italiane a non essere provinciale. In un certo senso una dimora, una casa che è epopea, epica di quello che è stata la vita di Masieri, quello che poteva essere non è stato. Si è interrotta la casa, si è interrotta in sviluppo verticale la casa, si è interrotta purtroppo la vita di Angelo Masieri. Noi siamo arrivati alla fine. Tra 15 giorni, ci fermiamo perché appunto c'è il campionato e ci sarà Sassuolo Udinese. Quando ritorniamo, Elena, cosa mostriamo ai nostri amici? Mostriamo l'architetto Gilberti che tanto ha fatto per Udine e poi ci sarà una sorpresa. Così. Ti sei anche messa meglio sulla sedia per dire. Grazie a tutti, grazie al nostro architetto Massimo Montoni, grazie veramente per come ci ha spiegato in maniera assolutamente semplice, se lo capite anch'io, evidentemente le ha capite anche a casa, grazie davvero. Grazie, Silvia Massimo. Bianco, che dirti, come sempre precisa, esaustiva e sorridente, grazie anche per tutte le immagini che ci hai dato. Elena, grazie e alla prossima, ci vedremo con l'architetto Gilberti e una sorpresa. Se dovete vederci per capire di che sorpresa stiamo parlando, non ve la svederemo neanche sotto tortura. Buonanotte e buon proseguimento con i programmi di Udinese TV. Ciao!